Ciao a tutti e bentornati sul canale. Questa è la mia night routine. La prima cosa che faccio ovviamente è tornare a casa di pomeriggio. Metto tutto sul divano, la mia borsa, la mia sciarpa, la mia giacca e poi la prima cosa che faccio è salutare Luna, cioè più che altro lei che viene a salutare me. Come potete vedere, cerco di strapazzarla sempre. Ovviamente vado in bagno per struccarmi e sistemarmi. La prima cosa che faccio è legare i capelli e procedo con lo struccaggio, quindi mi strucco. Sto utilizzando ultimamente questa acqua micellare di Garnier che è molto delicata, strucca anche abbastanza bene. Quando non utilizzo questa, utilizzo l'olio di cocco. Se non avete visto il mio video sui 5 utilizzi sull'olio di cocco, vi lascio qui il video. Dopodiché per lavare il viso utilizzo questo detergente che io adoro, si vede dalla mia faccia ed è veramente molto purificante ma anche molto delicato, già l'avevo detto. Utilizzo la spugnetta del Clarisonic, lo so, la utilizzo così mi ci trovo meglio. Dopodiché metto il mio tonico che è l'acqua floreale alla rosa. Ovviamente tutti i prodotti che utilizzo. Vi lascio giù nell'info box tutti i nomi e li potete trovare da BioVegan Shop. Utilizzo questo siero notte che è dell'Aqua Energy di Sobioetic, che è molto leggero ed è ottimo per risvegliare la pelle, soprattutto quella spenta. Metto la mia crema mani, anche di questa vi lascio tutte le informazioni giù nell'info box. Questa la potete trovare da Sagapuo Benessere. E poi mi dirigo appunto in cucina dove trovo la mia Luna che ovviamente si fa sempre le coccole da sola, poverina. Io me la strapazzo, ma lei preferisce stare appunto lì sul divano a coccolarsi da sola e mi preparo la cena, in questo caso una cena molto leggera, due fettine di petto di pollo con l'insalata. E a quest'ora di solito parlo sempre al telefono, ogni volta che cucino sono al telefono puntualmente. E questa è la mia cena, molto leggera perché non voglio appesantirmi. Delle volte quando appunto non esco e rimango a casa, mi piace guardare un film al computer e gustarmi una bella cioccolata calda, magari anche con degli Smarties. Sì, lo so, sono un po' golosa. Rispondo alle mail, ai messaggi, guardo un po' i social e poi appunto guardo il film che ho scelto. Prima di andare a dormire mi piace sempre leggere qualcosa quando ovviamente ho il tempo. Per esempio, ultimamente sto leggendo questo fumetto che io adoro. Veramente, ragazze, io ve lo straconsiglio, che è Makeup e altri disastri. E lo potete trovare appunto sia online che in tutte le librerie ed è un fumetto veramente molto divertente. Adesso è ora di andare a dormire, spengo la candela e appunto mi metto a letto. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale e a tutti i miei social. Vi mando un bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!